Thank you.
Orazio, allora, chi meglio di te può tracciare un ricordo di Antonio Lopresti, grande appassionato di bike, grande appassionato di sport? Sì, sono tante le cose che si potrebbero dire di Antonio, perché Antonio ha lasciato un vuoto incolmabile. Lui si definiva il nostro pastore. Un giorno disse: Orazio, noi siamo un gruppo, ma da quando tu sei presidente questo gruppo ha assunto una vera identità. Adesso abbiamo anche la forma, e dove c'è forma c'è anche qualità. Però non ti devi seccare, tutte le domeniche io sono il più anziano, io divento il vostro pastore, perché voi siete sempre delle pecore smarrite e avete bisogno di una guida, di un pastore. Ed è veramente toccante questa cosa, perché tutte le domeniche ci guardiamo indietro e non lo vediamo. E la sua, diciamo, collocazione nel gruppo era sempre in fondo, stava sempre in fondo a scherzare, a sfotterci. E questa è la nostra prerogativa, adesso andiamo avanti ma guardandoci sempre indietro, perché lui è sempre lì dietro. E sappiamo benissimo che in ognuno di noi c'è una parte di bambino che esce fuori, e in quelle due ore eravamo tutti dei bambini e lui era il protagonista, il giullare del gruppo, quello che teneva sempre banco in tutte le conversazioni, tutte le... patrocinava le nostre competizioni, e con quel contributo che alla fine non era un granché, ma ce lo facevamo bastare. E quindi il 2010, per esempio, con pochi soldi, grazie all'assessore Giuseppe Ragusa, organizzammo circa 10 eventi, tanto che ci fu conferito poi l'Oscar dello sport a noi come associazione.